Le Betty Gangers infestano il centro storico dopo il servizio di Rete Veneta, ecco l'interrogazione in consiglio comunale. Campomarzo, teatro di spaccio, le fiamme gialle sgominano la banda dei pusher magrebini, 13 arresti. L'esercito a Campomarzo, 12 lagunari pronti ad arrivare a Venezia, una soluzione attesa dai cittadini. L'assessore incontra i residenti di 7 CAI e promette un intervento d'emergenza sul rudere pericolante. Primo giorno di scuola per gli studenti vicentini, nostalgia delle vacanze, molti pensano alla prossima estate. Un documentario racconta i capolavori del grande architetto Andrea Palladio, si partirà da Vicenza. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Vicenza, l'informazione di Rete Veneta, in diretta come ogni sera. Vediamo le notizie più importanti della giornata, gli aggiornamenti in corso di TG. Abbiamo tanti temi, quindi è meglio iniziare immediatamente parlando di Baby Gang. Dopo i nostri servizi denuncia, è stata presentata un'interrogazione in consiglio comunale, sentiamo. Quel brutto affare delle baby gang, bande giovanili che scorrazzano e infestano le strade e le piazze di Vicenza. Fantasmi? Spettri invisibili? Chissà, certo è che fino a oggi pare che le istituzioni abbiano sentito nulla e visto niente, e non ci risultano provvedimenti contro i ragazzi terribili del centro storico. Eppure noi di Rete Veneta abbiamo lanciato questo allarme partendo proprio dal vicolo dove alcuni di questi giovani si ritrovano, Stradella Isola, a ridosso di Palazzo Chiericati. E vengono qui un gruppo di ragazzi e litigano, schiamazzano, si danno botte, si pestano in maniera violenta e è un disastro, insomma, perché ne fanno di tutti i colori. Ho visto delle siringhe in terra, ho visto dei mozziconi pieni di mozziconi di sigarette, urla, si ubriacano. Donne e anziane soprattutto importunate durante il giorno, piccoli furti, atti vandalici, una situazione che ormai dopo tutti questi anni non è più sopportabile. La situazione non è più sopportabile per questi cittadini che chiedono una telecamera in Stradella Isola, dove alcune bande giovanili si ritrovano su questi gradini. E dopo i nostri servizi di denuncia, in cui abbiamo dato voce ai residenti e ai commercianti, il consigliere comunale Francesco Rucco firma un'interrogazione. Chiediamo espressamente l'installazione di una telecamera in Stradella dell'Isola, che da anni i residenti chiedono come installazione, ma che il comune, in particolare l'assessore Rotondi, fa orecchie da mercante. Come Lega Nord appoggiamo questa interrogazione. Abbiamo visto i servizi di Rete Veneta e le testimonianze delle presenze delle baby gang in città sono date dal fatto che l'affresco in piazza San Lorenzo un anno fa quasi, gli imbrattamenti alla Basilica Palladiana e i problemi che ci sono attualmente in piazzale Matteotti sono concreti e vanno risolti quanto prima. L'imbrattamento di opere d'arte e di monumenti, gli atti vandalici, le risse, i furti. Che cosa deve ancora succedere a Vicenza perché vengano contrastate queste baby gang? Noi di Rete Veneta rilanciamo i messaggi dei cittadini all'assessore alla sicurezza. Io chiedo che il comune si interessi di più al centro storico e in maniera da fermare questa deriva. Diffidiamo l'amministrazione, si deve intervenire prima possibile, intanto cominciamo con una telecamera. Richiesta precisa girata all'assessore, vedremo se arriverà una risposta concreta, cioè questa telecamera, nei prossimi giorni. Nel frattempo c'è stata un'operazione in Campomarzo, ma non solo, contro lo spaccio di droga, presa una banda che insomma spacciava hashish, cocaina, di tutto un po'. Operazione Slash, 13 arresti, 11 persone in carcere, 2 con l'obbligo di firma, sequestrati 25 kg di stupefacente, hashish e cocaina, 10.000 euro in contanti, profitto di spaccio. La Guardia di Finanza ha smantellato una radicata organizzazione criminale di soggetti di etnia magrebina specializzata nel traffico e lo spaccio al minuto di elevati quantitativi di droga, sia nel centro di Vicenza, Campomarzo, tra i principali luoghi dello smercio, che nel basso vicentino epicentro Lonigo. Movimentati solo
nell'ultimo anno 150 kg tra hashish e coca per un volume d'affari illecito di quasi 1 milione di euro. Nel corso dell'intera operazione Slash sono stati indagati 31 soggetti a vario titolo per traffico, spaccio, retenzione di stupefacenti, possesso illegittimo di armi, violazione della normativa antiriciclaggio, 20 colpiti da ordinanza di custodia cautelare, 8 arrestati in flagranza, 2 sottoposti a fermo di PG, monitorati ben 2.500 episodi di acquisti e cessioni di dosi che vedono coinvolti almeno 83 clienti. Una filiera ben rodata e organizzata che portava direttamente la droga dal Marocco alla piazza Vicentina, e tornano sotto i riflettori i parchi cittadini che negli ultimi tempi, lo abbiamo documentato più volte, si sono trasformati in ritrovi per assuntori e spacciatori più che luoghi di ritrovo per famiglie. Da Campo Marzo a Giardino Salvi, passando per il Parco Uccelli, luoghi di degrado che i vicentini richiedono a gran voce vengano restituiti alla città. Insomma, la situazione è quella che è, difficile in città. Tra un pochino ne parliamo in maniera più approfondita, vi faccio vedere al volo questa notizia. A Campo Marzo arriva l'esercito, saranno in città a fine mese. Dopo la richiesta del sindaco Variati, il Ministero dell'Interno ha confermato l'arrivo di lagunari che dovranno presidiare le zone più difficili con l'operazione Strade Sicure. Decisamente al centro dell'attenzione ci sarà Campo Marzo, frequentato da molte persone poco raccomandabili. Andiamo a vedere con l'aiuto della grafica il nostro TG Linea Aperta. Lo vediamo: degrado nei parchi, cosa fare, c'è Campo Marzo ma non solo, tante altre situazioni difficili, complicate. Mandateci una mail a vicenza@reteveneta.it. abbiamo dimostrato che quando ci scrivete, quando ci arrivano le segnalazioni, noi veniamo a controllare. E adesso parliamo del Rudere a 7K. A proposito di situazioni in cui veniamo a controllare e interveniamo, abbiamo portato l'assessore competente sul posto. Il Rudere della Discordia, siamo tornati qui a Vicenza in zona 7K e questo è il famoso edificio di proprietà del comune, con all'interno erbacce, rifiuti, degrado, topi e il pericolo che questi muri possano cedere da un momento all'altro. Una denuncia che avevamo lanciato più volte nel nostro telegiornale, ricordate? Il signor Maurizio, che ci ha contattato assieme ad altri residenti, ha continuato per anni a segnalare il grave stato di degrado e pericolo senza aver ricevuto nessuna risposta concreta. Nessuna risposta concreta, almeno finché noi di Rete Veneta siamo andati dall'assessore competente, che aveva aperto le sue porte ai cittadini. I cittadini da me vengono spesso e non sono mai mandati via, per cui ben volentieri posso spiegare, sono sempre disponibile. L'assessore competente Cristina Balbi aveva garantito di essere pronta a incontrare i cittadini. Noi gli abbiamo chiesto di fare qualcosa di più, di venire qui di persona per guardarli negli occhi. Ecco l'assessore che arriva puntuale all'incontro organizzato da noi di Rete Veneta con i residenti di 7K. I lavori non potranno avere inizio, secondo me, se non... Bisogna sbrigarsi, perché in effetti è uno stabile pericoloso. Quindi insomma, qui questi cittadini chiedono un intervento urgente. Lo chiedono da anni, però a questo punto credo che non ci si possa più tirare indietro. No, esatto. Gran parte dovrà essere demolito per poi ricostruito. Comunque il volume è questo e le risorse ci sono. Nel frattempo abbiamo previsto e abbiamo chiesto anche già dei preventivi, abbiamo individuato una ditta che può fare dei lavori, di mettere delle pannellature in modo tale che possano durare fino all'inizio dei lavori, per evitare ingressi ed evitare anche appunto che entrino animali oltre che persone. Quindi impegni però con un termine massimo. Potrei dire nel giro di qualche mese, uno, due mesi, ecco. Ecco, due mesi. Due mesi. Due mesi per risolvere questo problema, tanto hanno aspettato gli anni, quindi insomma due mesi, lei riesce ad aspettare due mesi, no? Non ha problemi. Ma scherzi, ah. Lei ha problemi ad aspettare due mesi? No, mi va bene due mesi, sarebbe perfetto. Due mesi sarebbe perfetto, Ai residenti questo intervento d'emergenza con le pannellature va pure bene, ma qualcuno si chiede quando inizieranno poi i lavori di ristrutturazione per rimettere a nuovo il Rudere? Non vorrei mai che i pannelli fossero poi la soluzione definitiva, non è questo che noi vogliamo. Dopo mettiamo i pannelli e poi dentro questo Rudere rimane lì per altri 100 anni. No, io credo che verso la fine del 2018 potrebbero anche partire i lavori, 2018-2019.
Noi ce lo ricordiamo questo patto, assessore? Sì, il patto che vi propone l'assessore. Noi abbiamo la memoria lunga, per cui per noi la questione non finisce qui, ma continua. Promessa dell'assessore. Andiamo avanti, parliamo del primo giorno di scuola. Prima campanella dell'anno, momenti difficili, lo posso capire ragazzi, questi giovani studenti pensano già all'estate prossima. E questo primo giorno di scuola c'è tristezza? C'è malinconia nell'aria, ma sono cose che succedono ormai. Siamo pronti a superare anche quest'anno e vabbè, finita, niente più divano e... Pazienza, dai, si inizierà piano piano. Sì, vai, stupendo, vai. Una cosa meravigliosa. Dì la verità, ti mancava. Sì, mi mancava tantissimo. Non ne potevi più delle vacanze. No, era veramente una cosa oscena stare a casa. E rientro tranquillo, e il classe, rapporti belli, quindi sì. Pronto ad affrontare questi 9 mesi? Assolutamente no, nel modo più assoluto no. Primo giorno di scuola com'è andato? Male, stavo meglio a casa. A dormire. Dai, si parte con questa nuova avventura, questo nuovo anno. Allora bisogna studiare tanto, eccetera. A voi com'è andato il primo giorno? A noi bene, bene, sì. Contenti di aver ripreso la scuola? Sì, sì, dai, che ci sono i compagni. Quanta nostalgia c'è della vacanza? Abbastanza, sì. E siete pronti a ricominciare questi 9 mesi? No, però dobbiamo, quindi ci tocca essere pronti. Non avevo voglia di tornare, però bene, per il resto. Nostalgia della vacanza? Molto. Sei pronta a ricominciare? Sì. Bisogna? Sì, bisogna. Pronte ad affrontare questi 9 mesi? No. Cioè sì, per il lavoro, però no per la voglia. Preferivo stare in vacanza. Abbastanza bene, dai, però sì, si stava meglio in vacanza, dai. Aspettiamo a giugno. Le vacanze di Natale. Studiate invece, impegnatevi, che l'anno scolastico è lungo, me lo diceva mia mamma. Non ho sempre seguito questo consiglio. A parte le battute, torniamo a parlare di cronaca con questa foto con Mauro Guerra, il bodyguard, l'uomo della sicurezza ucciso nel 2015 durante una colluttazione con un paio di carabinieri intervenuti nella sua abitazione a Carmignano di Sant'Urbano, nella bassa Padovana. Il carabiniere vicentino che sparò finirà a processo, è stato deciso così nelle scorse ore, l'accusa è eccesso colposo di legittima difesa. Adesso parliamo di truffa agli anziani, con questo caso, ennesimo raggiro ai danni di un anziano, il ladro si spaccia ancora una volta per carabiniere. Ancora anziani raggirati e derubati, vittima questa volta un 87enne che vive in via Calvi in città. Attorno alle 16.30 di ieri riceve la telefonata di un uomo che si spaccia per brigadiere dei carabinieri. Le comunica che il figlio ha fatto un incidente provocando danni per una cifra tra i 3 e i 6 mila euro. Le chiede quanti soldi tenga in casa e lei candidamente risponde 4.900 euro. Proprio quelli che servono a sistemare la faccenda. Il falso brigadiere annuncia l'arrivo di un collega a ritirare la somma. Tempo un minuto, suona il campanello. L'87enne consegna al tizio 4.100 euro e nel frattempo il complice, ancora al telefono, le domanda se abbia anche preziosi. Solo a questo punto la donna capisce di essere incappata in un raggiro belle buono. Con il cellulare chiede aiuto alla figlia, immediata l'allerta al 113, ma ormai soldi e ladro sono svaniti. Ancora cronaca, topi d'appartamento scatenati, 2 colpi nelle scorse ore. Topi d'appartamento in azione in piena notte mentre i proprietari stanno dormendo in 2 distinti episodi. In via Peschiera i ladri sono entrati in un'abitazione dove vivono padre, madre e figlioletta dopo aver praticato un foro a un infisso. Una volta dentro hanno messo il soggiorno a soquadro, via 300 euro in contanti, 7.000 euro di gioielli, una borsa e un portamonete griffate. Ad accorgersi alle 5 il capofamiglia, 47 anni. Stesso copione in via Chiarini, in un appartamento al secondo piano occupato da una coppia con 2 figli. Rubati 4 telefoni cellulari e 700 euro. In entrambi i casi sul posto le volanti. Continuiamo con la cronaca, con la storia di questo marito lasciato dalla moglie che si sfoga contro la macchina della donna. Quinto Vicentino, mi hai lasciato e io ti demolisco l'auto.
Un marito abbandonato si è vendicato così. Ha preso un piccone e ha sfasciato la macchina dell'ex moglie. L'episodio, con dedica, viene fatto nel parcheggio dove lavora la signora, che ha denunciato l'ex compagno. E dopo essere finito a processo per stalking, l'uomo, 61 anni, è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Ancora cronaca, con una vicenda curiosa: c'è un paese nel Vicentino dove il comune ha messo a disposizione due posti di lavoro, è arrivata una sola richiesta. A Lonte, il paese dove ci sono più borse di lavoro che domande ricevute. A lanciare l'appello è il sindaco in persona. Chi è interessato ad ottenere un'occupazione ha tempo ancora qualche giorno per farsi avanti. Le risorse della Regione Veneto a oggi sono state utilizzate per due posti nell'ambito dei lavori di pubblica utilità, ma il comune ha ricevuto una sola domanda. Fatevi avanti, dunque, se avete bisogno di un lavoro. Un documentario racconterà la storia del grande architetto Andrea Palladio. Si parte da Vicenza. L'opera del grande Andrea Palladio, il genio dell'architettura rinascimentale, rivisitata in chiave contemporanea, diventa un docufilm, una pellicola on the road firmata da Giacomo Gatti, collaboratore di Ermanno Olmi. A ottobre Vicenza si trasformerà in un set cinematografico che partirà poi alla scoperta dei gioielli cinquecenteschi anche oltreoceano, per scoprire i palazzi del potere Palladio, l'architetto del mondo. Vorremmo proprio cercare di capire cosa rappresenta Palladio per il mondo e quali sono le tracce di Palladio sparse per il mondo. Ce ne sono tantissime in Europa, ma ce ne sono tantissime negli Stati Uniti. Perché i palazzi del potere? Il potere in che senso? Diciamo che ci sembra un titolo abbastanza forte per cercare di spostare la riflessione sui modi e i metodi di rappresentazione del potere, che poi ha riguardato sia anche fraintendimenti in dittature anche di destra e di sinistra, perché non è stato, poi è stato anche abbastanza frainteso. Allora, non ci sono aggiornamenti particolari, stavo dando un'occhiata, quindi vi ricordo che questa sera alle 21.15 torna Focus con il nostro direttore Luigi Bacialli, in diretta naturalmente la trasmissione, ospiti Pietrangelo Pettenò, Morena Martini, Alberto Villanova, Antonino Pipitone, Dario Rotondi e Daniele Pellicciardi. Come sempre aspettiamo i vostri sms da casa. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione di TG Vicenza. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata, naturalmente, su Rete Veneta. A presto. Le previsioni per domani: nuvolosità in aumento nel corso della giornata, qualche pioggia verso sera, temperature più basse rispetto al giorno precedente, eccetto aumento dei valori notturni in pianura.